Nel futuro prossimo del 2025, un altro virus influenzale emerge sulla Terra e si diffonde rapidamente in tutto il mondo. Le persone infette accusano prima tosse e febbre, poi iniziano a sanguinare pesantemente. Dall'infezione alla morte passano solo 7 giorni e entro 3 mesi l'80% dell'umanità è infetta. Tuttavia, peggio del virus è la natura umana, poiché i sopravvissuti iniziano a uccidersi a vicenda per le provviste. Per evitare il virus, Lee prende le sue due figlie neonate e si nasconde tra le montagne, costruendo una piccola baita e vivendo una vita beata e isolata. In un batter d'occhio passano 15 anni e le due figlie diventano adulte. Non avendo mai conosciuto il mondo esterno, le figlie sono curiose, ma Lee usa sempre il pericolo esterno come scusa per impedire loro di lasciare la valle. Quel giorno, come di consueto, Lee torna dalla raccolta di provviste. Quando si gira, scorge una donna nella foresta vicina. La donna è spettinata e infelice. Lee aveva già notato l'intruso. Vedendo la sua copertura saltare, la donna inizia a supplicare. Tira fuori una foto, sostenendo di essere una vagabonda in cerca di cibo. Il suo bambino non mangia da 3 giorni. Provando pietà per la povera donna, Lee si ammorbidisce. Ha tirato fuori 2 lattine per cercare di liberarsi della donna, ma quest'ultima ha improvvisamente graffiato il suo corpo e la malcapitata è crollata sull'uscio. Non c'è da stupirsi che Lee sia così cauta. Ha visto in prima persona quanto il virus possa essere terrificante. La mattina dopo, Maeve, come al solito, si reca in montagna per cercare cibo. Attraversando una valle, scopre una tenda con un uomo all'interno. Vedendo lo straniero, Maeve si sente allo stesso tempo felice e spaventata. È felice di vedere finalmente un'altra persona, ma teme anche che l'uomo possa essere infetto. Conflitta, torna alla capanna e trova sua sorella. Le due si dirigono a valle per controllare l'uomo, ma dopo aver aspettato per mezza giornata, non c'è alcun movimento dalla tenda. Maeve si avvicina per indagare, ma trova la tenda vuota. Mentre le sorelle pensano che l'uomo se ne sia andato, sentono un rumore alle loro spalle. L'uomo era andato a raccogliere legna da ardere. Vedendo Maeve con un coltello in mano, l'uomo diventa molto nervoso. Maeve chiede all'uomo di spogliarsi per verificare la presenza di un'infezione. Sentendo la parola infezione, l'uomo è perplesso ma acconsente. Il suo corpo non mostra segni di infezione, ma solo una ferita. Spiega di essersi ferito mentre scalava la montagna. Vedendo che l'uomo non è infetto, Maeve non lo disturba ulteriormente ma gli chiede di andarsene in fretta. In montagna ci sono molti animali selvatici. Maeve e Imogen lasciano quindi la valle. Tuttavia, la loro mentalità cambia dopo l'incontro con l'uomo. Desiderano il contatto con gli altri e Imogen teme addirittura che l'uomo possa essere freddo. La preoccupazione di Imogen stimola anche Maeve. La sera, Maeve cerca di raccontare con cautela alla madre dell'uomo sulla montagna posteriore. Ma prima che possa parlare, la madre le rimprovera di non aver portato le verdure selvatiche. Lee presume che le figlie stessero giocando. Vedendo la madre così severa, Maeve non osa parlare dell'uomo. Ma di notte le sorelle si preoccupano per lui. Si dirigono silenziosamente verso la montagna posteriore mentre Lee dorme. Tuttavia, quando le due ragazze arrivano alla tenda, trovano l'uomo privo di sensi. Le sorelle decidono di salvarlo per non lasciar morire l'uomo che era apparso così facilmente, e lo riportano silenziosamente nel seminterrato. Maeve andò a prendere alcol e garze per curare le ferite dell'uomo. Proprio mentre lo stavano fasciando, Lee, sentendo il trambusto, arrivò nel magazzino. Vedendo che le figlie avevano riportato un uomo, Lee rimase sorpresa. Voleva buttare fuori l'uomo, ma le figlie resistettero, discutendo anche con Lee. Sentendo le parole di Maeve, Lee capì che la presenza di quell'uomo stava causando una divisione nella famiglia. Alla fine, Lee scese a un compromesso, accettando di far rimanere l'uomo finché non si fosse ripreso, ma insistendo che se ne andasse dopo. Vedendo la madre cedere, le figlie accettarono. Ma non sapevano che questa era solo una tattica per prendere tempo da parte di Lee. Una volta che le figlie si furono addormentate, Lee andò silenziosamente in cantina. Tirò fuori un coltello, con l'intenzione di uccidere l'uomo in silenzio, ma lui si svegliò improvvisamente. Lee sospettava che l'uomo avesse altri motivi per venire nella valle, ma l'uomo spiegò che si era solo perso. Si è offerto di andarsene immediatamente se Lee era preoccupato. Vedendo che non stava mentendo, Lee non disse altro, gli disse solo di andarsene una volta guarito. Lee non si rendeva conto che quell'uomo avrebbe sconvolto la loro vita tranquilla. Durante le loro conversazioni, Imogen apprese che il nome dell'uomo era Owen, un vagabondo. Maeve sviluppa dei sentimenti per Owen, ma è troppo timida per esprimerli. Mentre Maeve era combattuta, si verificò un evento inaspettato. Una sera, Maeve sentì dei suoni giocosi provenire dal magazzino. Scopre Imogen e Owen che flirtano. Vedendo Imogen ridere con Owen, Maeve si infuriò. Per vendicarsi, Maeve andò nel pollaio e sfogò la sua rabbia su una gallina che avevano allevato per 2 anni e mezzo, spezzandole il collo. Maeve portò il pollo morto a Imogen, accusandola di averlo ucciso. Imogen rimase sconcertata dalle accuse di Maeve e cercò di parlare, ma Maeve non le diede la possibilità di farlo. Le sorelle litigarono, creando il caos. Sentendo il trambusto, Lee voleva solo entrare in casa, ma ci fu uno strano rumore alla porta.
Lee si girò e vide che si trattava di una squadra di motociclisti. Lee prese un fucile e si nascose in un armadio, pronta a reagire se fosse stata scoperta. In breve tempo, la banda arrivò alla baita. Uno aprì a calci la vecchia porta di legno e i suoi scagnozzi si precipitarono dentro. Non trovando nessuno all'interno, iniziarono a saccheggiare il posto. Presero le conserve che Lee aveva faticosamente raccolto. Dopo aver messo a soqquadro la capanna, la banda se ne andò. Dopo che se ne furono andati, Lee si precipitò a cercare Owen. Aveva sentito i membri della banda parlare. Stavano cercando Owen. Vedendo la rabbia di Lee, Imogen si mise di fronte a Owen e rivelò a Lee la sua relazione con lui. Lee era furioso ma si sentiva anche impotente. Sotto pressione, Owen dovette spiegare. La banda era un gruppo di criminali con cui si era scontrato giorni prima. Ha ferito uno di loro, è riuscito a scappare ma gli hanno sparato. Poi è fuggito sulle montagne, portando alla situazione attuale. Sentendo la storia di Owen, Lee si è rassegnato. In questo mondo apocalittico, i conflitti erano inevitabili e dovevano affrontarli. Per evitare il ritorno della banda, Lee decise di procurarsi delle armi. Scese dalla montagna, senza sapere che Maeve si era nascosta nella stiva. Inizialmente Maeve pensava che la madre stesse andando a raccogliere provviste in un'area deserta. Con grande sorpresa, Lee entrò in un Walmart. Maeve rimase sbalordita nel vedere persone senza protezioni che ridevano e parlavano. Non era il mondo apocalittico che Lee aveva descritto. Proprio mentre Maeve era scioccata, i rapinatori di ieri vennero a fare la spesa al supermercato. Vedendo l'abbigliamento di Maeve, si misero a ridere, riconoscendola. La verità è che il virus era stato controllato anni fa. La società era tornata alla normalità e Lee, con il suo equipaggiamento protettivo, era diventata lo zimbello della città. Sentendosi umiliata, Maeve tornò alla macchina proprio mentre Lee finiva di fare la spesa. Maeve affrontò con rabbia la madre per aver mentito. Dopo aver scoperto la verità, Lee spiegò con riluttanza. Sebbene gli esseri umani avessero sviluppato un vaccino, il virus esisteva ancora. Senza una sicurezza assoluta, Lee non osava portare fuori le sue figlie. La spiegazione di Lee è ancora un po' troppo difficile da accettare per Maeve e, proprio mentre sta cercando di decidere se parlarne o meno a Imogen, Maeve vede Imogen che l'aspetta alla porta. Guardando Imogen, che sta ridendo e scherzando con Owen, Maeve finisce per non dire la verità. Dopo cena, Lee si avvicina a Owen, chiedendogli di mantenere il segreto. In cambio, ha accettato di permettere a Imogen di sposarlo. Sebbene Owen non capisca perché Lee abbia ingannato Imogen, accetta. Mentre la famiglia stava per riposare, tornò la banda. Fortunatamente, Lee aveva comprato delle armi in anticipo. La donna guidò la famiglia a nascondersi tra i cespugli e a sferrare un attacco a sorpresa quando la banda fu colta di sorpresa. Sebbene Lee abbia iniziato l'attacco, il capo della banda le ha sparato durante lo scontro a fuoco. Non appena si accorsero che la situazione stava sfuggendo di mano, il resto del gruppo si disperse. Anche quando era in fin di vita, Lee non rivelò la verità. Nei giorni successivi, Maeve prese il posto di Lee. Imogen, ancora ignara della fine dell'apocalisse, rimase incinta del figlio di Owen. Proprio quando Maeve pensava di poter continuare a ingannare Imogen, la sua intelligente sorella intuì che qualcosa non andava. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.